volte si dice, dai, faccio uno spaghetto al pomodoro, come un qualcosa di denigrante. Io vi farò vedere come fare uno spaghetto al pomodoro perfetto. Inizio così, un grande saltapasta, tiepido, con olio extravergine, cipollotto fresco affettato finemente, a fiamma bassa, deve stufarsi. E poi i pelati mutti, sono profumatissimi, è come usare un pomodoro fresco. Ha proprio un aroma tutto suo e io gli faccio un lavoro in più. Utilizzo la parte di liquido cremoso, quindi non il pelato intero, per iniziare la cottura della salsa. Infatti lo aggiungo al fondo di cottura del cipollotto, lo faccio tostare un po' e poi aggiungo un pizzico di sale, se vi piace anche del pepe nero del mulinello. Se vi serve aggiungete anche un pochino di acqua per far sì che si allenti e poi si ritiri dolcemente pian piano. Io faccio sempre questa operazione quando poi devo legarci una buona pasta. A proposito, la pasta, abbondante acqua, vado ad aggiungere il sale perché tra pochi minuti siamo pronti. La polpa del pelato la vado poi a tagliare delicatamente a cubetti e la aggiungerò praticamente quasi a crudo, in modo da avere con il liquido una consistenza più cremosa, la salsa, e poi con i dadini tagliati del pelato stesso, la parte più fresca. Tuffo un bello spaghettone o anche un vermicello, se vi piace, nell'acqua salata, aggiungo i dadini di pelato senza semi e senza acqua interna alla mia salsa, praticamente fuori dal fuoco, e poi vado a fare la mantecatura. Ma mi mancava la parte croccante, io lo do con dei pistacchi, questi sono pistacchi sgusciati, né salati né dolci, al naturale. Li taglio grossolanamente al coltello, non lo fate al mixer, altrimenti diventa una farina, così daranno proprio parti più grossolane croccantezza, parte più piccola legante. E poi ovviamente in uno spaghetto al pomodoro non può mancare il basilico, sempre staccato dalla piantina prima dell'uso. Assaggio di sale e pepe e poi si preparano gli ingredienti per la finitura. Questo è un buon parmigiano, lo grattugio leggermente a fiocchetti, tanto non andrà in mantecatura ma soltanto a finire il piatto, e quando la mia pasta è bella al dente vado a mantecarla, il momento magico. Ma con una salsa così densa bastano veramente due movimenti per incorporare la salsa alla pasta, diventerà cremosissima. La impiatto e vado a finire ovviamente con il formaggio grattugiato e i pistacchi a dare croccantezza. Se vi piace e avete un buon extravergine in casa, un filo d'olio a crudo e vedrete che uno spaghetto al pomodoro non è più banale come lo si pensa.